Renato Giusti, l'edizione 1959 poteva essere la tua, è stata quella di Marco Maronese, comunque soddisfatto? Sì, molto soddisfatto, anche se non si può dire che sarebbe stata mia, perché è tutto da vedere, la gara si vince sempre sul traguardo. Comunque una bella gara, una bella organizzazione, e fare una gara così importante, io devo fare i complimenti a tutto lo staff della Bionde, perché fare una cosa così importante per recuperare una gara di 60 anni, dunque è bello, perché diciamo che la Vicenza Bionde merita anche questo, perché nel suo albo d'oro ci sono un'infinità di passati al professionismo. Marco Maronese, l'unico atleta a vincere due Vicenza Bionde in un solo anno. Sì, dai, sono molto contento. Speravo di vincere perché era da un bel po' che non vincevo e oggi è andata bene, è un ottimo lavoro di squadra, devo ringraziarli tutti. 9 atleti in fuga, 2 della ZALF, poi si rimiscono le carte e poi il treno che ti ha lanciato una volata perfetta. Sì, adesso non so bene cosa è successo davanti, però ti è stato detto di chiudere perché si erano staccati, in poche parole. Un ottimo treno, mi hanno lasciato perfetto e sono riuscito a vincere. La Vicenza Bionde chiude il conto con la storia, tu lo apri, 2 vittorie e l'anno prossimo si può tentare il tris che non è mai riuscito a nessuno. Speriamo, il prossimo anno sono ancora qua, quindi speriamo, dai. Filippo Scipioni, la soddisfazione di aver realizzato un sogno, di aver chiuso i conti con la storia? Direi la soddisfazione in persona, perché dopo la gara ci si rilassa, ecco, è andato tutto bene, anche contro le previsioni del tempo che erano pessime, si pensava al temporale, stamattina pioveva quando siamo andati a Vicenza, invece siamo stati graziati e fortunati, quindi anche quello è stato un successo di pubblico. Ho rivisto parecchi sportivi anche sul Roccolo di Mezzane, sul Gran Premio della Montagna, quindi direi nessun incidente. Un grande vincitore, Maronese, che scrive il suo nome nello stesso anno per la seconda volta nell'albo della Vicenza Bionde. Un grande corridore che sicuramente avrà successo negli anni futuri. È ottobre il 2015, dunque si chiude con il record di Maronese, l'unico atleta a vincere 2 Vicenza Bionde in un anno. E adesso si guarda avanti. Si guarda avanti, noi abbiamo chiesto per il prossimo anno il 10 aprile come data, penso che dovrebbe arrivare l'approvazione come sempre. Siamo alla 72esima edizione, è un traguardo per noi impensabile, perché ricordo le parole del dottor Chiaramonte quando ci si avvicinava al 50esimo, già quello era un sogno, siamo andati oltre. Poi adesso con il sostegno che abbiamo anche di alcuni sponsor importanti come New Holland, Canevè Spumanti, quelli storici, Opel Bighini, Forigo Macchine Agricole, Banca Veronese e tutti gli altri, perché i piccoli che ci sostengono con onore e con orgoglio qui in paese sono tantissimi, non si sono certo tirati indietro anche in questa occasione, e grazie a loro bisogna proprio dirlo, perché noi saremo anche bravi a portare avanti, fare, organizzare, ma senza il sostegno economico non si va da nessuna parte, e di questi tempi posso dirlo, non è poca cosa.